Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati con il nostro Circo Venezia, hashtag Circo Venezia se segui questa serie dall'inizio. Allora ragazzuoli, che partite ci andiamo a giocare oggi? Io direi di giocarci sempre due partitonze, ovvero quella col Frosinone e la terza partita nel giro di Champions, se non sbaglio, contro il Betis. Quindi direi Frosinone possiamo giocare con i panchinari, Betis giochiamo sempre con i titolari, così comunque penso che col Frosinone i nostri panchinari dovrebbero riuscire a dimostrare di essere degni. Quindi Messi, forse abbiamo giocato anche l'ultima volta con i panchinari, non mi ricordo. Allora, facciamo una formazione. Messi fuori, mettiamo Wood, Castagna, Amrabat, Belé. Già abbiamo tutti i panchinari praticamente, con Bulla, Beck, sì. L'altra volta abbiamo giocato con i panchinari. Va bene così, va bene così. Andiamo in campo, raga, andiamo in campo. Ok, signori, si parte. Siamo sotto la pioggia e siamo a casa del Frosinone, quindi stiamo giocando fuori casa. Speriamo che i miei non si addormentino, non si abbiocchino, pensando che domani è il 25 aprile, quindi siamo tutti in vacanza. Speriamo che i miei pensino con la testa sulle spalle a questa partita. Dai così, Ambarbacci Cicocco, partiamo subito alla grande. Ambarbacci Cicocco, guarda, guarda, grande la partenza di Castagna. Corri Castagna, corri Castagna, corri Castagnetta, corri Castagnetta, guarda al centro, guarda al centro, guarda al centro. No, no, mi è rimasto l'urlo in gola, raga, mi è rimasto nuovamente l'urlo in gola. Ma porca di una paletta ambriaca. Attenzione Baker, 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 vede il movimento di Isak, vede il movimento di Isak che vede al centro 1-0! Mamma mia, che azione del Venezia, signori miei! Bella così, che l'ha segnata Castagna con il numero 22, bacio al pubblico, bellissimo Baker, vede l'inserimento di Isak indietro per Castagna, liscio del difensore del Frosinone, 1-0 per il Venezia, bella così, signori miei, bella così. Bravo Castagnetto mio. Attenzione, Baker se ne va sulla fascia. Baker se ne va sulla fascia. Passaggio all'indietro al solito per Castagna, ancora lui. Mamma di quanto l'ha sfiorata, signori miei. Castagna è dopato in questa partita, signori. Castagna in questa partita è dopato. L'ha sfiorata di pochissimo. Guarda, 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 guarda. Boh, di poco, signori miei. Il portiere, se non gli si è rotto il collo praticamente, per come gli si è girato per guardare quel pallone. Attenzione al Frosinone, attenzione al Frosinone, attenzione al Frosinone che si fa vedere al centro dell'area. Attenzione, tiro del Frosinone, pareggio. Non ci posso credere, mamma che sifonata che ha tirato questo. Ma che fortuna ci hanno avuto, Caillé, al 24esimo. Pareggio del Frosinone, signori miei, pareggio del Frosinone al 24esimo. Attenzione, grande recupero di palla, Wood, 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 cerca il movimento di Castagna, Castagna, l'inserimento, Isak! E la ribalta, e riporta in vantaggio il Venezia, il nostro Isak Newton, al 42esimo, si sfoga con la bandierina, si sfoga con la bandierina, il nostro Isak Newton, ha segnato per il Venezia, Isak Newton! Va bene, basta così. Leggermente esagerato. Fine primo tempo, raga, fine primo tempo. 2-1 per il Venezia. Bella così, bella questa, si mette la crema in faccia. Bello, bello così. Partiamo con il secondo tempo, raga. Non toccare niente, partiamo con il secondo tempo. Dai così. Dai Isak. Isak la passa subito indietro. Dai, 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 partiamo più forti di prima. Il Frosinone, Isak vede il movimento sulla fascia per Benitez che parte. Beni Benitez al limite, si ferma in tempo. Beni Benitez, vede Isak. Passaggio lento ancora per Beni Benitez. Beni Benitez che rivede il movimento di Isak che entra in aria. Isak, mannaggia, attenzione, tiro subito. Mamma mia, a momenti autogol del Frosinone. Al 52esimo il Venezia spinge forte. Peccato, peccato, bella azione, bella azione. Ancora Wood, 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 vede Newton che si gira. Newton! Attenzione, la palla rimane lì! È buono, è buono, è buono. No, è fuori gioco, ma porca di una paletta ambriaca, è fuori gioco. Fuori gioco. Benitez per Orsolini. Ma no, no, Benitez, no, questa sostituzione non mi piace. Fuori gioco, mannaggia, mi hanno sfidato il gol, ma era fuori gioco. Va bene così. Attenzione ancora il Frosinone, attenzione ancora il Frosinone, pareggio. Ma come cazzarola ha segnato? Ma come cazzarola ha segnato, raga? Ma porca. Tutto da rifare, tutto da rifare. Vantaggio due volte ci hanno pareggiato, raga. Attenzione, Beni Benitez, limite dell'aria, Beni Benitez si ferma. Guarda al centro, mannaggia, mannaggia di una miseria. Mannaggia. Attenzione, no. Recuperiamo palla con Ambarabacci Cicocco. Io Ambarabacci Cicocco. Isak, noi non abbiamo messo l'artiglieria pesante dentro, ragazzi, perché voglio farcela con loro. Palla al limite, palla dentro, gol!
3-2 del Venezia. Chi l'ha segnato? Abe? No, Castagna. Doppietta di Castagna, signori miei. Bello così. 3-2 del Venezia. Ancora Isaac Castagna. L'asse Isaac Castagna funziona. Bella così, raga. Attenzione al Frosinone che entra ancora in area. Ambarbacci Cicoccò però la deve buttare fuori. Il Frosinone è bravo, Gautier. La ferma lui, sicuro. E poi la sparapacchia lontana. Bella così. È finita, signori miei, è finita, è finita. 3-2 del Venezia sul Frosinone. Gara combattuta, ma 3 punti portati a casa, sudati e portati a casa. Non abbiamo fatto nessuna sostituzione, raga. Bella così, così praticamente abbiamo fatto giocare tutta la partita panchinaria, abbiamo fatto riposare i titolari. Dai, andiamo alle interviste. Ringraziamo Eccoci il qua alle mister per interviste, averci raga, concesso che questa stanno sempre intervista. stesse domande. Benitez, deve continuare così. Io sparo le risposte a caso, raga. Non è tanto, sono sempre le stesse. Cosa viene in battuta? Abbiamo i giocatori giusti. Anche i panchinari oggi hanno giocato bene. Castagna è stato straordinario. Bella così. Lasciamo Andiamo andare alla mister. prossima partita di Champions, raga. Veloci. Ok, ragazzi, siamo alla partita col Betis. La classifica alla terza partita di Champions dice: primo il Venezia con 6 punti, secondo il Betis con 4, Liverpool 1, Basilea con 0. Andiamo a fare la formazione, ragazzoli, ovvero rimettiamo i nostri titolarissimi. Messi, qui di qua mettiamo Riquelme, di qua mettiamo il simulatore. A centrocampo mettiamo Orsolini, dov'è Mentobello Orsolini? E poi mettiamo Lollo, di qua mettiamo Birindelli, di qua mettiamo Piera, poi mettiamo Collins, poi mettiamo Pellegrini e in porta mettiamo Plizzari. Ok, andiamo in campo, raga, andiamo in campo. Ok, ragazzuoli, il Betis gli ho messo questa maglietta rosa bruttissima, mi ricorda molto il Palermo, praticamente questa maglietta rosa, però era l'unica che comunque potessimo differenziarci perché il Betis ha comunque una maglietta anche verde come maglietta principale, quindi. Dai ragazzi, ci servono. Mi potrebbe stare bene anche il pareggio, ma con le bestie che c'è in campo dobbiamo puntare per forza alla vittoria, raga. Attenzione, è il mapa, vede il momento di Messi. Vede il momento di Messi che rivede il momento del mapa. Il mapa si ferma, il mapa, la piazza traversa del mapa, tira il volo di Riquelme, la palla per Messi, respinta Messi, la palla è lì. No, non ci credo, raga, che cazzarola è successa? Non ci credo, non ci credo. Attenzione, parte il Venezia con Pellegrini sulla fascia di sinistra. Pellegrini, riesce ad andarsene. Pellegrini, guarda il momento al centro. Liscio clamoroso di Messi. Liscio clamoroso di Messi. Ma è una partita sfortunata questa comunque. Orsolini per Messi. Messi per il movimento di Neymar. Per il movimento di Neymar che vede Mbappé dietro. Niente. Mi esalto per nulla, raga. Mi esalto per nulla. Messi l'apre per il simulatore. Se ne va sulla fascia il simulatore. Velocissimo il simulatore. Entra in aria. Passaggio all'indietro per Messi. No, la traversa no, raga. Cioè, è il secondo legno che prendiamo. Secondo legno, più la lisciata di Messi. Orsolini dal limite. Ci prova Orsolini. Palla fuori. Non ci posso credere, raga. Ma che sfortuna abbiamo in questa partita. Ma incredibile. Incredibile, signori. Uno a zero, così! Non stavo nemmeno a commentare, raga, sul calcio d'angolo. Battuta veloce, Neymar, il simulatore, se non sbaglio. Rivediamo l'azione, signori miei. Palla per non so chi, palla al centro, il simulatore, la tocca, palla deviata e gol. 1-0, bella così, signori miei, bella così, bella così. Attenzione, ripartiamo noi con Neymar. Il simulatore se ne va su quella fascia. Il simulatore se ne va su quella fascia. Non lo prendi più. Palla leggermente indietro. Mbappé. Mamma mia, cosa ha provato a fare Mbappé alla fine del primo tempo. Non è riuscita. Dagli così. Fine primo tempo. 1-0 per noi. Gol fortunoso, ma siamo stati molto sfortunati comunque in questo primo tempo. Abbiamo preso due pali, un liscio di Messi. E va bene così. Dai, scendiamo in campo per il secondo tempo. Attenzione al Betis che ci prova ad andare su quella fascia. Attenzione al Betis, riesce a passare. Attenzione al Betis dentro l'aria. Betis! Palla fuori per il Betis. Bella l'azione. Raga, un secondo tempo povero di emozioni. Questa è stata, se no, la prima vera azione della partita. Messi per Wood. No, lasciamo dentro il pensionato. Lasciamo dentro il pensionato, signori miei. Che potrebbe comunque trovare la giocata. Perché poi se questi pareggiano, poi dobbiamo un attimino essere pronti comunque anche noi a
a ribattere, bello, il momento della palla di Messi per Mbappé, Mbappé che vede Riquelme, Riquelme che si ferma, che vede Messi, che vede Mbappé, ci arriva Mbappé, ma non ci arriva. Attenzione al Betis, palla in aria, no, no, è pareggio del Betis al 74esimo, raga, ma che cazzarola di rinvio abbiamo fatto, dai, ma chi è stato? Collins a fare sto rinvio così stupido, tutto da rifare, raga, tutto da rifare, dai, dai, dai. Messi, mette Riquelme sulla fascia. Il nostro RR, Riquelme si ferma. Vede in profondità 2-1 del Venezia subito così. Con il numero 33, non so chi sei, ma hai tutta la mia stima, amico mio, ma chi ha segnato? Chi è il numero 33? Ha segnato Orsolini, il nostro mento d'oro, signori miei. Il nostro mento d'oro trova il gol del 2-1 al 78esimo. Bella così. Mamma che gol! Mamma, raga, non lo stavo nemmeno commentando, non lo pensavo possibile, e invece l'ha trovato. Mamma che colpo da biliardo del Mbappé che la chiude, signori miei. Pauroso! Pauroso di destro, incredibile. Mamma mia, fatemelo rivedere, pallone completamente fermo, raga, spettacolo. 3-1 del Venezia che la chiude. E nel mapa Mbappé trova il terzo gol in tre partite in Champions. Bellissimo. È finita, signori miei, è finita. Venezia 3, Betis 1. Schiantato il Betis, raga. Terza partita e terza vittoria nel girone di Champions. Raga, se non riusciamo a puntare al triplete quest'anno, non so come possiamo puntarci. Andiamo alle interviste, raga. Andiamo alle interviste. In primer lugar, Interviste muchas time. gracias por Allora, dedicarme dai, tanto de su solito tiempo risposta a a contestar caso. estas preguntas. Messi merita tutti i complimenti, bravo Messi, bravo, bravo il nostro pensionato. Venezia è un club vincente. Ormai so pure dove sono posizionate le risposte, prendere il punteggio è troppo severo. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, dai. Muchas gracias por su tiempo y Umili, su. siamo umili. Allora, signori miei, la prossima partita è contro l'Atalanta. Andiamo avanti proprio fino alla partita con l'Atalanta, tanto non possiamo fare gli allenamenti. La Juventus è sempre prima con 2 punti di vantaggio su di noi. Amrabat vuole giocare, la prossima partita eventualmente lo faremo giocare. Non leggo la mail così me lo ricorderò. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti e per tutto quanto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!